Traversione di Cara e il gol. E la rete del Fenegro. La rete del Fenegro che passa in vantaggio al 14° minuto. Rete di Bancora. E tranquillo, sa, le conosce ovviamente anche Ivan Stincone. Attenzione però al pallone perso dall'IBM con la conclusione da parte di Lo Iacono e la parata di Matera sull'errore di Mappelli. 17 minuti sul cronometro. Fenegro che in questo momento sta spingendo davvero, ancora va ancora in area di rigore. Occhio all'intervento da parte di Russo e arriva il calcio di rigore per il Fenegro, entrati ora nel 18°. Banco il gol. Spiazzato Matera, 18° raddoppio Fenegro. Intanto Luca sceglie la soluzione personale, Cara il sombrero, va ancora. Palla dentro, attenzione perché in gioco Cara, Cara, campo aperto, Cara prova il pallonetto fuori. Con la festa per il Fenegro che adesso attacca con un altro traversone. Chance per Marrapodi sul traversone di Bonella. Cara a sinistra, Marrapodi a destra. Dietro tutti e tre a Bancora, terminale offensivo. Luca. Traversone, attenzione, insidioso il traversone che diventa un tiro e soprattutto palla in gol dopo aver colpito l'interno del palo. BM Sporting che accorcia le distanze al 44° con Herald Luca. Al rilancio e poi il duplice fischio di Mirko Matera che manda tutti negli spogliatoi dopo 46 minuti di gioco. Fenegro avanti per 2-1, doppietta di Bancora, gol di Luca che ha riaperto la gara proprio sul finire con un perfido tiro cross. Parziale dunque, Fenegro 2, BM Sporting 1. Proprio all'ultima azione buona, adesso Russo, pallone che schizza verso Cantù che punta Scuderi, Cantù con il destro, pallone che si abbassa troppo tardi, palla alta, 6° minuto del numero 9, Cara ancora l'1-2 con Lo Iacono, Cara area di rigore, palla dentro e il gol, ancora in gol. La formazione di Ivan Stincone che realizza la terza rete sempre con Bancora. Cantù spostato a destra, Guarnaccia a sinistra, intanto attacca ancora il Fenegro, area di rigore, Fenegro con la conclusione di Marrapodi, la respinta di Matera e poi Bancora che alza sulla traversa il pallone del 4-1. Angolo battuto adesso da Brambilla, attenzione al colpo di testa di Bizzarri che non indirizza verso la porta di Pisani, questo pallone assolutamente invitante. Luca è in gioco, attaccante del BM, attenzione ancora, palla buona per il destro di Guarnaccia che si spegne non lontanissimo dalla porta di Pisani, 34 sul cronometro. Ci è arrivato invece lo Sporting, pur perdendo praticamente, ormai si può dire, qui a Seregno. Marrapodi, azione personale, Marrapodi, ancora lui! È il grande gol che chiude la sfida, 4-1 Fenegro, 47 minuti, game set match. Ed eccolo qua, il triplice fischio da parte di
Matera, il Fenegro, dopo essere stato sconfitto l'anno scorso in finale dal Sannico, si prende una grande rivincita vincendo per 4-1 la finale e laureandosi campione regionale juniores fascia A. BM straordinario, ma battuto 4-1 nella finale del Ferruccio. Fenegro campione regionale dunque. Cosa che mi dispiace è che i ragazzi, cioè noi, non siamo riusciti oggi a giocare come sappiamo, purtroppo, forse anche per la loro bravura, noi giochiamo oggi, non so, ed è bravi loro che non ci hanno fatto giocare, oppure anche un po' di paura magari, non lo so, però dare merito anche a chi vince, voglio dire, noi possiamo giocare molto meglio, oggi non siamo riusciti, quindi è un peccato. Peccato perché si poteva fare di più. Comunque devono essere solo contenti di quello che ha fatto quest'anno. Dunque, arrivare in finale, voglio dire, ci devi arrivare, no? Quindi da qua, sperando di ritornarci. Sarà difficile, però ci proveremo. E devo dire la verità, loro piazzati molto bene in campo, con un pressing molto alto che non ci permetteva di girare la palla. Mi dispiace solo che un terreno del genere ci ha un po' penalizzato dal punto di vista del possesso, perché noi comunque l'impostazione anche della prima squadra è quella di girare il più possibile palla a terra, e quest'oggi, come avete potuto vedere, abbiamo fatto veramente poche volte. Loro veramente una grande squadra che sicuramente ha meritato oggi di vincere pienamente. Però purtroppo quest'oggi secondo me siamo mancati anche dal punto di vista mentale, oltre che fisico, che comunque loro su ogni palla erano sempre i primi e c'è da rendergli onore su questo. Noi, se, come giustamente ha detto, il momento era quello lì, all'inizio del secondo tempo dovevamo forse sfruttarla meglio, però giustamente loro tatticamente sono stati oggi, hanno fatto veramente pochi errori. Complimenti quindi a Fenegro. Realizzeremo soltanto magari domani. Noi ci siamo trovati nei loro panni, per cui sappiamo cosa vuol dire. Infatti il primo pensiero che devo avere è per loro, perché posso immaginare cosa stanno provando, l'ho provato io e i ragazzi l'anno scorso, e bisogna rendere comunque merito a una squadra che ha fatto un grande percorso, che è il Basiano, che ha fatto tra l'altro due turni in più rispetto ai nostri. Ma detto questo, penso che poi bisogna dare merito grande a tutti e 24 i miei ragazzi, sia chi era in tribuna che quelli che erano in panchina, che sono entrati dopo. Se l'ho fatto, però oggettivamente io non sono né Van Gaal né Mourinho, l'ho fatto perché ho una squadra che ha qualità in primis, ho una società dal presidente Seibien al direttore Bocconcello che comunque mi ha sempre supportato, sia con la prima squadra che con la juniores. Ma poi oggettivamente ho uno staff di collaboratori che, e approfitto per fare un ringraziamento ulteriore a mio padre Giuseppe e a mio fratello Riccardo, che hanno fatto i miei scout in queste fasi finali, sono andati a vedermi un po' di partite e i loro consigli sono stati molto preziosi anche stasera. Ma la sensazione è stata bellissima proprio per il fatto che l'anno scorso ci siamo andati vicinissimo, abbiamo perso per un rigore. E quest'anno invece vincere, anche come abbiamo visto, 4-1 è stato un successo maggiore e sono felicissimo di aver vinto questa coppa quest'anno. Quando è stato? Ma è stato l'ultima partita di campionato con la Rodense, lì ho capito che eravamo superiori anche l'anno scorso sotto il punto di vista mentale, tattico, e quindi ero fiducioso e ero sicuro di arrivare in finale e ce l'abbiamo fatta. Questa volta l'abbiamo portata a casa la Coppa. Sì, ho dato tutto in questa finale, la squadra mi ha aiutato molto sia per gli assist che anche io ho aiutato loro e siamo riusciti a portarcela a casa. Ho visto che una squadra molto, molto convinta dei propri mezzi e mi sono trovato bene con i miei compagni, alla fine gli ho fatto un buon lavoro, un buon percorso. Non sono emozionato, però
prima intervista ci sta.